Matteo Renzi, sindaco di Firenze. La prima domanda è: il problema del centro-sinistra è generazionale o di contenuti? È generale più che generazionale. È generale perché ci troviamo di fronte a un clamoroso flop come quello del governo Berlusconi, che mi pare ormai sia sotto gli occhi di tutti. Mentre registriamo, siamo alla barzelletta dei rifiuti, dove entro 10 giorni risolveranno il problema. Prendano pure un mese, però lo risolvano davvero stavolta per piacere, non giochino a nascondino come in passato. Ebbene, di fronte a questo fallimento, di cui il caso dei rifiuti è un simbolo, noi non riusciamo a dare un'alternativa credibile, perché io non credo che sia soltanto un problema anagrafico, credo che sia un problema di linguaggio, di contenuti, di proposte, di idee, in qualche modo di sogno da restituire alla nostra gente. Il popolo di sinistra, da un lato, vi accusa, di essere lontani dai suoi problemi, dai problemi della gente. Dall'altro, quando provate concretamente a portare a casa dei risultati, vi accusa di fare degli inciuci. Ecco, qual è la via d'uscita da questo Ma io bivacco? non credo che il problema di oggi sia quello di fare gli inciuci o di non fare gli inciuci. Io penso che noi siamo. Io faccio il sindaco e facendo il sindaco non ho il modo di essere rinchiuso nei palazzi romani. Mi capita di sfiorare la vita tutti i giorni, di incrociarla tutti i giorni. Quando vai nelle scuole, come faccio io il martedì mattina, non è che i bambini sono i pinguini dei palazzi romani, sono persone che ti portano il babbo che ha perso il posto di lavoro, piuttosto che il giardino sotto casa dove c'è il bullo, piuttosto che il problema della loro scuola. Insomma, i sindaci, noi amministratori, incrociamo i problemi reali delle persone. Quello che manca non credo che sia l'inciucio con gli altri. Credo che sia il fatto di dare risposte precise, puntuali. Quando siamo andati al governo abbiamo passato più tempo a litigare tra noi che non a dare delle proposte e delle alternative. E questo alla nostra gente è rimasto antipatico. Poi intendiamoci su che vuol dire inciuci. Io con Gianfranco Fini mai. L'idea che siccome adesso Fini parla male di Berlusconi, dopo che per 17 anni ha assorbito tutto ciò che diceva Berlusconi, non è che può dire, ah, siccome adesso lui ha cambiato idea, diventa il nostro punto di riferimento. Quindi mettiamoci d'accordo sulle cose da fare. E no agli inciuci come quello di Fini, sì alla risposta ai problemi concreti delle persone. D'accordo. Allora, abbiamo ascoltato i 5 punti di Berlusconi. I suoi 5 punti essenziali per l'Italia, quali sono, se ci sono? Beh, non credo che io debba avere 5 punti io. Intanto basterebbe prendere quelli di Berlusconi e dire che su tutte quelle cose, in questi 16 anni lui ci ha raccontato barzellette. Vogliamo fare l'esempio del fisco? Facciamo l'esempio del fisco. Aveva detto nel 94 che avrebbe messo due sole aliquote, 33 e 22. Io non so se noi siamo d'accordo o no. Mi limito a dire, l'aveva promesso 16 anni fa, lo ha ripromesso 9 anni fa, ha ridetto che ci arriverà oggi. Però in questi 16 anni non è che lui è stato un alieno in gita su Marte, lui era il presidente del Consiglio per la maggioranza di questi anni, perché non le ha fatte? O se vogliamo fare altri esempi, possiamo andare alle grandi opere che sono rimaste tutte nel cassetto di Bruno Vespa porta a porta o al tema del milione di posti di lavoro. A me piacerebbe un centro-sinistra capace di dire, dovessi dire 5 cose, ma proprio come spot, un fisco veramente a misura di cittadino, per cui lo scaricare tutto, scaricare tutti, per cui l'evasione del nero in cui si smetta di andare dal dottore o dal fabbro o dall'artigiano e sentirsi dire sono 100 euro, dice mi fa la ricevuta, no sono 150. Il fisco, i beni culturali da gestire in modo totalmente diverso, l'attenzione, perché la cultura, con buona pace di Tremonti, è vero che con la cultura non si mangia, ma la cultura è il nostro futuro, è la nostra identità, è la cosa che ci differenzia dagli animali e a questo tipo di differenza io continuo ad averla a cuore, questo tipo di differenza. La grande scommessa sull'ambiente come una delle occasioni di sviluppo economico, noi a Firenze abbiamo fatto il piano strutturale zero volumi, cioè non si va a costruire ancora sul nostro verde, ma si recupera, si creano piazze, si creano spazi di relazione. E si fanno con una dimensione di fortissima sostenibilità ambientale. Il tema dell'innovazione tecnologica, per cui le grandi infrastrutture non sono soltanto il ponte di Messina, la grande infrastruttura è dotare di banda larga tutto questo paese, ma poi ce n'è una quinta, che se in qualche misura è un punto di dignità delle istituzioni, noi dobbiamo avere il coraggio di dire la parola fine a un certo modo di far politica per il quale si continuano ad aumentare i posti, si continuano a creare le condizioni perché
si acuisca il distacco tra la gente normale e i politici. Faccio un esempio, io sono per dimezzare i parlamentari, ora, domani mattina. Io sono per dimezzare l'indennità ai parlamentari, ora, domattina. Credo che con 7-8 mila euro al mese, perché il parlamentare dimezzato prenderebbe 7-8 mila euro al mese, un parlamentare può arrivare alla fine al 31. Credo che con un po' di sforzo possa persino arrivarci anche lui. Allora, diamo dei segnali concreti, come pure quello di non ricandidarsi dopo 3 mandati, che è il principio della rottamazione che abbiamo espresso. Bersani ha definito il Premier un osso duro che la sinistra però ha sottovalutato. È d'accordo? Sì. Noi abbiamo pensato che Berlusconi fosse un fenomeno passeggero e che vincesse solo perché aveva le televisioni. In realtà Berlusconi ha saputo interpretare l'animo profondo degli italiani costruendo le condizioni di un cambiamento culturale a partire dalla operazione televisiva di Fininvest degli anni 80-90, proseguendo con un messaggio culturale che si risolve in difendi i tuoi diritti, i tuoi interessi, la tua libertà, e che di fatto è un inno all'individualismo. Io sono cresciuto con il pensiero di un prete a Barbiana che diceva: mi sono accorto che il mio problema è uguale al tuo, sortirne da solo è avarizia, sortirne insieme è la politica. L'esatto opposto del difendi i tuoi diritti, i tuoi interessi, la tua libertà. Berlusconi è un pezzo veramente significativo della storia italiana e ha cambiato il paese molto più con quello che ha fatto da imprenditore negli anni 80-90 che quello che ha fatto come leader politico negli ultimi 2 decenni. Chiaro. Il prete era Don Milani. Il prete era Don Lorenzo Milani. Lei si ritiene idoneo a raccogliere le forze per battere il candidato del centrodestra alla presidenza del Consiglio? No, io mi ritengo idoneo a battere le forze del centrodestra al prossimo passaggio elettorale del Comune di Firenze. È giusto che sia Bersani il candidato del centro-sinistra alla presidenza del Consiglio? Secondo me questo dibattito sta facendo addormentare anche chi soffre di insonnia. Ai nostri non interessa sapere con chi si vince, ai nostri interesserebbe mandare in pensione De Coubertin e provare a vincere davvero. Il soggetto che si incarica di arrivare a meta è secondario rispetto all'obiettivo di portare a casa il risultato e di non litigare il giorno dopo, perché se noi facciamo la grande coalizione tutti contro Berlusconi e siamo tenuti insieme solo dall'antiberlusconismo, poi perdiamo la strada per tornare a casa. E allora, per farla breve, io credo che sia importante che ci sia una persona, un uomo o una donna, perché no, capace di raccogliere i sogni di un'intera area politica, ma per farlo oggi è necessario capire, prima di mettersi d'accordo su chi guida, dove dobbiamo mandare questa macchina. Io credo che dobbiamo essere capaci di uscire dall'incubo berlusconiano, uscire dalla retorica per cui l'unico problema è battere il cavaliere e tentare di dire su che cosa vogliamo caratterizzarci, senza ideologie. Anche andando a verificare che alcuni errori li abbiamo fatti noi. Se oggi ci sono i precari nella scuola, il motivo per cui ci sono i precari nella scuola non è mica soltanto colpa della Gelmini. Poi si può dire che la Gelmini non è in grado di risolvere il problema, ma questo è un altro paio di maniche. Se ci sono i precari è perché per anni si è considerato la funzione dell'insegnante non una funzione straordinaria nell'interesse dei ragazzi, ma una funzione di solidarietà in qualche modo sociale e di spazi occupazionali per tante persone. Lo dico da marito orgoglioso di un'insegnante precaria. Il problema oggi sono le scuole di specializzazione che ha fatto il centro-sinistra, le SIS. Queste famose SIS hanno creato persone che sono idonee a insegnare ma che non hanno un posto di lavoro. Questo meccanismo è sbagliato perché la Gelmini non lo risolve, ma non l'abbiamo risolto nemmeno quando c'eravamo noi. Il centro-sinistra ha davvero bisogno di un papa straniero? No, il centro-sinistra non ha bisogno di papi stranieri, il centro-sinistra ha bisogno di persone che siano in grado innanzitutto di smettere di chiacchierare tra di sé. Per cui io dico a te una cosa, tu la dici a lui la dici all'altro e stiamo tutti nel grande Truman Show della politica. Usciamo, torniamo a entusiasmarci, a appassionarci, torniamo a parlare di cose che in qualche modo incrocino i problemi delle persone. Fare il sindaco da questo punto di vista è un'esperienza straordinaria, perché tu non ti puoi permettere di stare a discutere dell'ampio consenso delle coalizioni. Tu devi parlare dei problemi reali delle persone. E quando vedi questo capisci che anche tutta la retorica sul papa straniero, comunque si chiami, è una retorica molto mediatica, molto appassionante per i giornalisti, ma che ai cittadini interessa il giusto per non dire niente. Berlusconi finora ha vinto anche grazie alle televisioni, alle sue televisioni.
Beh, potrebbe vincere comunque il centro-sinistra a questo punto, potrebbe vincere anche grazie al web. Io penso che noi dobbiamo cambiare l'impostazione della comunicazione. Molti dei nostri pensano che la comunicazione sia un contenitore vuoto e non capiscono che i nuovi mezzi invece aprono degli scenari molto interessanti. Faccio un esempio. Se io faccio un comunicato stampa in politichese, è inutile che poi lo butti su Facebook, perché è comunque un comunicato stampa in politichese. Il problema è che tipo di linguaggio utilizzo, che tipo di retorica riesco ad esprimere, che tipo di racconto propongo. Questo è un passaggio secondo me cruciale. Una parte dei nostri pensa che la parola comunicazione sia una parolaccia, una parola che spetta soltanto al centrodestra. E invece o noi siamo in grado di comunicare fra di noi e di comunicarci all'esterno, oppure noi perderemo sempre. E in questo senso abbiamo una gigantesca opportunità. Il racconto che Berlusconi ha promesso e proposto agli italiani è miseramente fallito. Se noi siamo in grado di trovare una chiave interpretativa e di utilizzare i nuovi canali tecnologici, il fatto che la televisione è totalmente diversa da quando Berlusconi si è affacciato, perché allora c'era un duopolio televisivo, oggi il satellite, il digitale terrestre, YouTube, i canali, i social network, aprono degli scenari fantastici. Il problema però non è soltanto avere consapevolezza che bisogna usarli, ma anche avere consapevolezza che bisogna parlare un linguaggio diverso. Troppo spesso i politici dicono le cose come se fossero i calciatori alla fine della partita. Lei è presidente, ma sono contento, ho fatto felice il mister, spero che domenica prossima giocherò meglio. Tutte le solite frasi fatte, anche i politici fanno così. Raccontano che stiamo cercando di costruire un ampio consenso intorno a una proposta che sia condivisibile. Un linguaggio politichese assurdo. Cambiamo idee, cambiamo parole, cambiamo anche le facce, perché non possiamo avere sempre i soliti. Soltanto così potremo restare noi stessi, cambiando.